senza ombre di dubbio. Oggi abbiamo voluto sigillare questo accordo con il sindaco di Labin proprio per promuovere la nostra realtà culturale, che molte volte non viene intesa nel modo giusto, e con la sottoscrizione di questo protocollo d'intesa vogliamo che effettivamente Bolognano, come giustamente ha detto che è un fiore all'occhiello, debba essere un fiore all'occhiello non soltanto per la nostra piccola realtà a livello provinciale e regionale, ma anche a livello di modo di vedere in maniera internazionale, perché abbiamo ottime potenzialità per poter pretendere un fatto simile. È una giornata storica, perché dopo tanti anni, ho lavorato per molti anni in Croazia, e dopo questa biennale atipica, una biennale democratica e istituzionale, fatta per gli abitanti, per quelli che non sanno, sono riuscita finalmente a realizzare il mio sogno di fare in questa piccola terra d'Abruzzo un turismo culturale con un gemellaggio. Ma sono sicura che Bolognano diventerà, attraverso le nuove generazioni, una stella che brillerà nel grande mosaico dell'arte.